Buona domenica, mi trovo a Sondorf dove in questi giorni c'è una delegazione di Bovers guidata dal nostro sindaco e si firmerà un patto di gemellaggio tra la città di Sondorf e la città di Bovers. Il Vangelo di questa domenica ci riporta al miracolo della moltiplicazione dei pani. È un miracolo che conosciamo bene. Un miracolo nel quale Gesù chiede la collaborazione degli apostoli. La chiede a Filippo e anche Pietro si va avanti. In realtà la collaborazione che danno non è un granché, perché Filippo fa i conti di quanto dovrebbero spendere per un po' di pane, 200 denari, più di 6 mesi di lavoro, quindi un conto salato. Pietro guarda realisticamente quello che c'è e in qualche modo vuole riportare Gesù alla realtà. Qui abbiamo 5 pani e 2 pesci. La grandezza degli apostoli è che però non si fermano ai loro conti e quando Gesù dice fateli sedere, gli apostoli fanno quello che Gesù chiede loro e avverrà il miracolo dove Gesù sfamerà una moltitudine di persone con quei 5 pani e 2 pesci. Il miracolo della moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni precede, in qualche modo inizia il capitolo sesto che conterrà poi tutto il discorso sul pane della vita. Noi oggi avremo la possibilità di andare alla messa. Penso che ogni Eucaristia è un po' la ripetizione di questo miracolo. Noi magari ci andiamo col cuore degli apostoli che fanno i loro miseri conti, ma se accettiamo l'invito di Gesù, anche Gesù oggi ci fa il miracolo ed è il miracolo della sua presenza. Ma questo Vangelo possiamo anche leggerlo per la nostra vita. Anche la nostra esperienza a Sondorf potrebbe in qualche modo essere un piccolo esempio della verità di questo Vangelo. Quando siamo venuti per la prima volta non sapevamo bene, abbiamo anche chiesto un incontro con il comune, è stato un incontro molto bello, ma da questo incontro in poi sono seguiti tanti altri incontri e oggi c'è il patto di gemellaggio. E allora penso che nella nostra vita siamo chiamati a mettere sempre a disposizione i nostri 5 pani e 2 pesci. Sarà un piccolo saluto, sarà un incoraggiamento, sarà un consiglio, è poco, ma se lo affidiamo a Gesù diventa anche tanto. E allora non lasciamoci scoraggiare dai problemi che magari a volte ci sembrano grandi. Non serve scoraggiarci. Neppure non stiamo a recriminare o a condannare gli altri che magari non fanno quello che dovrebbero. Servono di più i nostri 5 pani e 2 pesci. E allora che questo brano di Vangelo ci dia questa forza e questo coraggio di giocare bene i nostri 5 pani e 2 pesci e di giocarli con Gesù. Buona domenica a tutti da Sondorf.